tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo delle difficoltà che un disabile deve affrontare per uscire di casa, per andare al cinema con le amiche o semplicemente a fare una passeggiata. È facile, no? Sali in auto, parti e via verso la meta, ma quando arrivo non trovo mai un posto libero per me, perché quasi tutti i posti riservati ai disabili sono sempre occupati e spesso da persone che disabili non sono. Quando questi tornano alle loro auto e vedono che sei lì ad aspettare che si liberi un posto, ti guardano anche con disprezzo, con disappunto, quasi come se ti facessero un favore ad andare via. Ecco, questo è ciò che un disabile deve sopportare ogni qualvolta si vuole spostare. Per di più, in molti comuni, il disabile che non trova alternative è costretto a parcheggiare sulle strisce blu ed è anche costretto a pagare per la sosta. Quello che questi comuni non capiscono è che un disabile con la sedia a rotelle ha bisogno di un posto auto adatto, sia per le dimensioni, sia per l'accessibilità e sia per la sicurezza. Per le dimensioni, perché ci sono delle norme stabilite dalla legge che molto spesso non vengono rispettate. Per l'accessibilità, perché è ovvio che se mi fai scendere davanti a un posto dove c'è il consueto gradino oppure un palo della luce, incontro una barriera ancora prima di scendere dall'auto. E per la sicurezza, perché ovviamente non posso scendere dove transitano le auto, perché rischio anche di ricevere delle imprecazioni perché occupo parte della strada con la mia sedia. Ecco, fortunatamente non in tutti i comuni è così, perché ci sono molti comuni che rispettano queste norme e ci sono molte persone sensibili, quindi ti chiedo di aiutare tutte queste persone che hanno questa difficoltà, che può derivare da tante cause, come ad esempio la SLA, oppure l'asma, oppure l'autismo, o semplicemente anziani. E ti chiedo di mostrare sostegno e sensibilità diffondendo le mie parole. E allora, per diffondere le mie parole e cercare di abbassare le barriere, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete e lasciate un like. Ciao, al prossimo video. Looking up, open the crock pot.